faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli ragazzi. È quasi identico all'altro però lo potete fare da soli. Allora, partiamo dal presupposto che dentro la clubhouse abbiamo già due auto, quindi sapete già come fare. Poi partiamo da un garage che abbia 9 posti disponibili più l'auto che vogliamo duplicare ragazzi. In questo caso la Sultan. Arriviamo davanti alla clubhouse e distruggiamo la Karin Sultan o comunque la lowrider che voi volete duplicare insomma. Entriamo nella clubhouse. Una volta entrati nella clubhouse, che cosa dovremmo fare? Allora, è un passo abbastanza semplice ragazzi. Allora, due macchine nella clubhouse servono per fare un passaggio. Allora, per prima cosa andiamo alla Elegy, dobbiamo lasciare lo sportello aperto ragazzi, come sto facendo io. Una volta lasciato lo sportello aperto, cambiate l'altra auto e la mettete vicino allo sportello dove è la Elegy, in maniera tale da attaccarlo come sto facendo io ragazzi, e poi riposizionate l'auto al posto dove era prima. Quindi adesso avremo il risultato che la Elegy ha lo sportello staccato e noi possiamo salire tranquillamente senza che il gioco si buggi o ci chiuda lo sportello o ci mandi sotto mappa. Il passaggio successivo ragazzi è quello che tutti conoscete, salire sulla Vespa e poi scendere premendo freccia destra e triangolo insieme. Scusate un attimo, non ci ho capito un cazzo che qui ho caricato la cam. Allora, una volta fatto ciò, andate a comprare il Vespino, il Faggio. Andate per comprarlo. Adesso andiamo per comprare questo Faggio, ragazzi. Lo selezionate, andate per selezionare la clubhouse e selezionate giustamente il Faggio su cui state per salire, insomma. Una volta che siete sul Faggio premete X, poi cerchio a questo messaggio e due volte X quando starete entrando nel custom. Vi ritroverete senza Faggio. Una volta fuori dall'officina insomma, chiamate l'assicurazione, no? Per richiedere comunque la vostra auto, quindi Morse Mutual. Una volta chiamata Morse Mutual richiedete la vostra auto, richiedete solo quella che avete distrutto. Io in questo caso ne avevo parecchie, però vado a richiedere solo la Sultan che avevo distrutto. Fatto ciò, saliamo sulla Elegy ragazzi. Una volta saliti sulla Elegy non ci resterà altro che da fare che comunque cambiare la targa. Andremo a cambiare la targa e usciremo dallo Santos Custom. È abbastanza semplice, lo potete fare tranquillamente da soli. Non so per quanto durerà ragazzi, io spero che duri il più possibile, in maniera che qualcuno di voi, insomma molti di voi, possano approfittare di questo glitch. Scusate ragazzi ma sto veramente a pezzi, sono influenzato, quindi sto veramente di merda, quindi perdonatemi qualche gaffe e qualche strafalcione. Allora, una volta fatto tutto, che cosa dovete fare? Uscite dalla clubhouse e una volta fuori dalla clubhouse, il passo è semplice ragazzi, dovremo riprendere la nostra auto. Allora, per riprendere la nostra auto e evitare tutto quanto il tragitto, allora innanzitutto chiamiamo Simeon o una qualsiasi missione che ci lasci dove siamo posizionati. Io in questo caso chiamo Simeon che solitamente non mi trasporta mai da nessuna parte. Vado a richiedere un'attività da Simeon. Intanto vi faccio vedere che l'auto è in mappa ragazzi.
come avete visto, entro nell'attività di Simeon, esco rapidamente, non è importante, insomma, esco dall'attività di Simeon e mi troverò l'auto, come state vedendo in mappa, vicino a me. Una volta fatto ciò, andremo sull'auto, andremo allo Santos Custom e andremo a cambiare la targa dell'auto, ragazzi. Andiamo a cambiare la targa dell'auto ed una volta cambiata la targa dell'auto la riporteremo nel garage, dove avremo i posti liberi, insomma nel garage di provenienza, ragazzi. Però ricordatevi che questo passaggio di cambiare la targa lo dovete fare, anche perché altrimenti la Sultan che avete appena duplicato tornerà a LG, quindi questo passaggio lo dovete fare per forza. A questo punto, ragazzi, una volta usciti dallo Santos Custom, andiamo a tornare nel garage dove eravamo, che giustamente io avevo un solo posto libero, però voi, se avete preparato tutto, magari ne avrete 9, e vi troverete i due doppioni dell'auto. Questa qui è l'originale, ragazzi, come state vedendo c'è la targa fanculo bianca, e l'altra che avevate visto, l'ho cambiata allo Santos Custom, era nera, mi sembra, adesso non mi ricordo, comunque era scura, se riguardate il video lo vedete. Niente, ragazzi, per questo video è tutto, spero che possiate approfittare di questo video tutti quanti, che non venga pacciato in fretta. Detto questo, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.